probabilmente, in questa edizione, a regalare più perle trash dentro e fuori il Grande Fratello 2023 è stata la famiglia di Greta Rossetti. Purtroppo o per fortuna per lei, ancora non è dato saperlo. Chi era alla festa diceva fosse provata. C'entrerà il fratello? Massimiliano Varese parla della quasi rissa con Josh Rossetti. Uno spettacolo indecente durante una nottata che sarebbe dovuta essere all'insegna del divertimento. Josh Rossetti da diversi mesi sta facendo parlare di sé come la madre, dalla storia con Monia La Ferrera, la sfuriata per Sergio D'Ottavia e adesso anche la rissa con Massimiliano Varese. Il guru rompe il silenzio. La prima versione dei fatti l'aveva data Stefano Miele, poco dopo l'accaduto, mentre la festa del Grande Fratello 2023 era ancora in corso. In diretta social con lo stilista c'era anche Monia La Ferrera, che nella stessa sera in cui è stata eliminata dal reality si è gettata tra le braccia di Josh Rossetti che, adesso, è il suo fidanzato. Max ha applaudito Monia e le ha detto brava, il motivo che avrebbe scatenato il tutto. Mentre il fratello d'arte continuava a gridare tra dirette e litigando a più non posso, Max era in silenzio. Ci sono domande che non riceveranno mai risposte e risposte che arriveranno senza alcuna domanda. Io intanto imparo il silenzio dell'attesa, la verità ne vale, io comando e credo, la verità ne vale. Primo vero giorno di normalità oggi. Nel silenzio osservo con discrezione e distacco. Grazie a chi ha saputo vedere, sta iniziando a capire alla marea di abbracci ricevuti per le vie di Roma con forza e solidarietà. Confido e credo. La verità ne vale, le parole di Massimiliano Varese dopo due giorni di, comprensibile, silenzio.